Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Fear Step to Vape. Allora, questo video, oltre ad essere molto importante per quanto riguarda il concetto del come smettere di fumare, voglio cercare di far capire un attimo ai miei fan perché dietro di me non posso mettere le luci. Vedete? Quello è il problema. Se io dietro di me accendo le luci, si crea questa cosa, quindi sembro Gesù Cristo illuminato, vedete? Con l'aureola sembra veramente un effetto. Purtroppo sono le luci, ragazzi, quindi io non posso farci niente. L'unica cosa è che se volete questa postazione, io devo tenere spente quelle luci, accendere quelle dietro di me, che però non mi illuminano più del dovuto, oppure fare una cosa molto più semplice, mettermi nella mia classica postazione, ovvero in questo angolo, lasciare quelle luci accese e lasciare quelle lì. Quindi adesso ci vediamo fra qualche secondo nella mia postazione originale. Ok, spero che mi abbiate capito, spero che in questo modo non ci siano più discussioni sul concetto del accendi la luce, accendi la luce, accendi la luce, perché adesso abbiamo quelle luci accese. Una luce lì accesa, una luce lì accesa, non posso accendere quelle lì, se no succede lo stesso discorso di prima. Partiamo con un altro episodio di come smettere di fumare, perché oramai siamo arrivati a un punto davvero molto importante per quanto riguarda il concetto della rigenerazione. Abbiamo visto come si rigenerano varie cose, tipo alcuni atomizzatori, però adesso è giunto un momento più importante che è quello di dire cosa ci fanno determinati fili, perché esistono tutti questi tipi di fili, perché ovviamente sono qui a spiegarvelo in un certo modo molto velocemente. Allora, come sapete oramai in fisica e in tutto il resto, ogni tipologia di materiale ha una conduttività e una resistenza diversa rispetto a un altro filo. Perché allora esistono vari fili per rigenerare? Perché ovviamente, come vi dicevo, ogni filo è diverso e quindi ha una sua utilità e un suo utilizzo, ovviamente. Partiamo dalle cose più semplici. Ovviamente qua troverete le foto e la descrizione, quindi mi sposto ovviamente sulla mia destra e qui troveremo le prime cose, nel senso andiamo a vedere proprio da vicino, vicino, vicino quali sono questi materiali. Io vi parlerò ovviamente di quelli più utilizzati sul mercato, ovviamente non vi parlerò di tutti i materiali che si possono utilizzare perché sennò non arriviamo a domani. Partiamo da quello più importante che è l'SS316L, ovvero stainless steel. Che cosa vuol dire? Acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile è uno di quei materiali che viene, diciamo, utilizzato di più nel mondo del tiro da polmone e nel mondo del tiro da flavor. Il tiro da guancia tendenzialmente utilizza un'altra tipologia di filo, che adesso andiamo a vedere insieme. Quindi stainless steel prevalentemente tiro da flavor o da polmone, ha una resistenza abbastanza bassa, quindi molto buona, e rimane sempre uno dei fili più utilizzati al mondo. Io parlo ovviamente di fili semplici. Andiamo a vedere il Kanthal, invece, il Kanthal A1, che è un altro tipo di materiale. Ecco, il Kanthal è un materiale che si utilizza anch'esso per magari tiro da flavor o da polmone, però ha una resistenza molto più alta, quindi starete per forza su wattaggi molto più bassi per farlo funzionare. Non necessita magari di 150 watt per funzionare come magari uno stainless steel a 0,12, ma magari ne necessita di 50 o 60. Il Kanthal viene utilizzato anche nelle sue forme ovviamente più piccole, quindi con misure più piccole, anche sul tiro da guancia. Poi esistono altri materiali che sono il Ni80, che viene utilizzato tantissimo sul tiro da cloud, ovviamente da polmone, il Ni200, che è un altro materiale che viene utilizzato un pochino di meno, dà una resistenza molto molto bassa, che però si può utilizzare anche sul tiro da guancia perché è molto buono e funziona bene. E poi abbiamo il Nichrome. Il Nichrome è un altro materiale che io sconsiglio assolutamente di utilizzare perché è molto molto difficile, diciamo, trovare un compromesso per questo materiale e cercare di utilizzarlo in un certo modo. Ovviamente questi sono i materiali più utilizzati nel mondo delle sigarette elettroniche, però ce ne sono magari tanti altri che qualche creatore di coil o cose del genere usano e magari noi normalmente non utilizziamo. Adesso parliamo di una cosa più importante, che cosa sono i gauge, o meglio i millimetri. Gauge o millimetri. I gauge sono
una unità di misura. E che cosa serve il gauge? Il gauge serve per capire qual è il diametro del filo. Ovviamente tutti i fili hanno dei diametri diversi, quindi magari il 22 GA si utilizza per una cosa, il 28 o il 30 GA si utilizzano per un'altra cosa. Andiamo a fare, diciamo, una scaletta e vi cercherò di spiegare il meglio possibile cosa si utilizza per cosa, ok? Diciamo che dal 20 al 24 GA si usano tendenzialmente per tiri da polmone. Il 26 GA invece è quel materiale che sta, diciamo, nel mezzo, che si utilizza per il tiro da flavor, come magari il 24 e anche il 26, diciamo. Mentre il 28, 30, alcuni utilizzano anche il 32, ma è veramente un filo sottilissimo il 32, io lo sconsiglio. Si utilizzano per i tiri di guancia, tendenzialmente per il tiro di guancia, o magari il 28 da flavor, ma è molto difficile trovare qualcuno che utilizza il 28 da flavor. Adesso facciamo due calcoli molto velocemente. Che cosa vi consiglio io per rigenerare un atomizzatore da polmone? Io vi consiglio il 24 GA stainless steel, ovviamente, su punta da 3. Come vi ho fatto vedere Christopher, e fate 5-6 spire. Su Flavor io consiglio sempre di rimanere fra il 24 e il 26 GA, sempre stainless steel o Cantal, mal che vada, sono sempre due ottimi conduttori. Il Cantal, ripeto, ha bisogno di meno watt per funzionare, quindi è molto meglio. Ovviamente tutto dipende da come rigenerate voi, da quello che fate. Quindi io consiglio sempre di rimanere fra il 24 e il 26 GA. Poi per quanto riguarda le spire e i diametri, bisogna vedere da atomizzatore a atomizzatore, perché tutto cambia. E per quanto riguarda il tiro di guancia, io consiglio assolutamente il Cantal da 28-30 GA. Lasciate stare l'acciaio, perché l'acciaio da 28, vabbè, ancora, però se volete utilizzare un tiro di guancia su meccanico fatto bene, utilizzate solamente 28 GA in Cantal, che è quello che ha la resistenza migliore di tutti. Io spero di essere stato chiaro. Queste sono state piccole cose, ovviamente vi ho fatto un'infarinata allucinante, però ricordatevi, queste sono piccole cose per cercare di capire come funziona tutto il mondo delle sigarette elettroniche, perché ricordate, è importantissimo sapere ogni cosa. Poi ovviamente dipende da voi anche se una cosa è più importante o meno importante. La scelta dei materiali, dal nostro punto di vista, è una cosa molto importante, perché tempo fa, purtroppo, su YouTube non c'erano ancora questi video: che cos'è il Cantal, che cos'è lo stainless steel. Quando abbiamo iniziato noi a rigenerare, questi video non c'erano. Si parlava solamente di filo. Tu andavi dal commerciante, il commerciante ti dava un rocchetto di filo, tu tornavi a casa e magari rischiavi anche di esplodere perché non sapevi quello che stavi facendo. Però io ho cercato di essere molto chiaro, molto sincero e molto onesto dicendovi queste cose. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, state in sicurezza. Se non sapete quello che fate, o non lo fate, o chiedete prima a noi su Facebook, su Instagram, su YouTube, dove volete, noi siamo sempre a disposizione. E mi raccomando, scrivete, scrivete, scrivete e non fate cazzate. Non fate cazzate, è importantissimo. Come sempre, FirstStep to Vape vi invita ovviamente ad iscrivervi al canale qui sotto, lasciare un like se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto fate un po' quel cacchio che volete. Commentate per farci sapere come sta andando ovviamente la vostra esperienza nel mondo dello svapo e fateci sapere anche se avete iniziato a rigenerare e come vi siete trovati. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video di come smettere di fumare. Grazie mille, ciao a tutti!